particolare la Calabria, la provincia di Cosenza e non solo. La Calabria è stata devastata sul Tirreno e sullo Ionio, ne pagano le conseguenze anche i turisti, ne pagano chi, come è successo a Rogliano, stava soltanto viaggiando per una trasferta sportiva. Qui invece la forza di esondazione del Crati ha fatto sì che il ponte che collega Rose con Montalto crollasse. In effetti si è aperta una crepa, può inquadrarla Giovanni, questa crepa molto profonda che ha fatto sì che il ponte momentaneamente venisse fermato dalla protezione civile e dalle guardie della provincia. Nessuno probabilmente si aspettava che in questo preciso punto il ponte potesse crollare, però è chiaro che questi sono i segni manifesti dell'incuria dell'uomo. Il disboscamento ha causato la caduta del costone a Rogliano, che vedremo più in là. Qui invece, più che il disboscamento, la sottrazione di pregiato terreno dagli arenili fiumani, così come tonnellate e tonnellate di pietra che vengono utilizzate per le strade, ma soprattutto per le fabbricazioni e i fabbricati, ha fatto sì che sempre più gli arenili fiumani cedessero sotto l'impulso di una forza devastante quale può essere quella della piena di un fiume come il Crati, che sovente da questo tratto, soprattutto a primavera, già comincia a scarseggiare la quantità d'acqua che di solito serve anche per l'irrigazione. Invece queste piogge devastanti hanno fatto sì che il Crati questa volta si facesse sentire, e si facesse sentire proprio in virtù del fatto che manca del tutto quella che è la parte che dovrebbe essere o dovrebbe fronteggiare la forza di un fiume in piena, cioè gli argini sottratti proprio dai cementificatori, in modo particolare da chi ancora sottrae pietra e sabbia per le costruzioni. Speriamo ovviamente che questo disastro, che non ha avuto per fortuna nessuna vittima, sia da esempio, cioè si comincia a pensare che durante queste alluvioni, durante queste manifestazioni pluviali, la Calabria sia pronta ad arginare, per ciò che concerne il disboscamento, ma anche la sottrazione di pregiato materiale arenario. Abbiamo, se non sbaglio, l'assessore Fuoco del comune di Piane Crati in collegamento con noi. Pronto? Pronto, assessore. Buonasera. Buonasera, la ringrazio per l'intervento. Grazie a lei che mi dà questa possibilità di intervenire. Le dico subito che concordo con lei per quello che ha detto all'inizio della trasmissione. Io mi sono appuntata un po' di cose perché sono assessore alla protezione civile del comune ed è una delega che io sinceramente me la sento mia veramente. Mi chiedevo, perché ho assistito io personalmente mesi fa alla presentazione del piano di emergenza di zona della Valle del Savuto, che l'ha presentato la comunità montana. È chiaro che il tratto autostradale che è franato è compreso in questo piano, in questo territorio. Cioè, io mi chiedo come mai questo non è stato evidenziato, cioè è chiaro che doveva essere considerato nel rischio del territorio. Non si è fatto nulla per evitare, quindi può darsi che il piano di emergenza non sia poi stato così accurato come l'abbiano presentato. Poi un'altra cosa, io non è che voglio fare polemica con gli altri amministratori o con i sindaci, ma i piani di protezione civile aggiornati secondo l'ultima normativa, perché è chiaro che questo territorio fa parte di un comune, non può essere un territorio di nessuno. E allora i piani di protezione civile di emergenza come sono stati fatti? Dove sono? Sono rimasti nei cassetti? Come di solito accade per queste cose. E poi ecco la catastrofe. Ma la catastrofe non è perché è piovuto, è chiaro, questa è una concausa, però se il territorio fosse stato monitorato e sorvegliato dall'inizio, perché il territorio i segnali ce li manda, molto probabilmente siamo noi che non li sappiamo interpretare. E poi voglio fare un appello ai sindaci, ci sarebbe tanto da dire, facciamo meno feste di piazza, spendiamo meno soldi per portare cantanti nelle piazze,
per fare tutte queste festicciole che poi alla fine non ci danno nulla. E pensiamo alla salute, alla tutela dei cittadini, perché noi amministratori abbiamo l'obbligo, nel momento in cui il cittadino ci elegge o ci vota, nello stesso momento ci investe dell'obbligo di tutelarli. Quindi pensiamo prima ai cittadini e poi a fare le feste. Ci sarebbe tanto, tanto, tanto da dire veramente su questo, anche a livello di organizzazione, dell'accentramento che si vuole fare della sede, della protezione civile, portare tutto a Germaneto, lasciare la provincia di Cosenza scarna, con pochissimi operatori, con pochissime persone. Veramente pensiamo che Catanzaro può risolvere il problema di tutta la regione? Il dottore Bertolaso dice che la protezione civile deve essere capillare su tutta la regione, deve essere una rete. Invece che cosa stiamo facendo? Stiamo mandando tutto a Germaneto e stiamo lasciando Cosenza con 155 comuni con soli 9 uomini a Cosenza. 9 uomini possono coprire 155 comuni? Io questo voglio chiederlo al presidente Loiero, perché è la regione Calabria che sta facendo questo. Io la ringrazio perché mi ha dato questa opportunità di far sentire la mia voce. Sono io che ringrazio lei, perché la televisione è fatta soprattutto di ascolto. Noi parliamo perché denunciamo, perché facciamo questo lavoro, a volte ingrato, a volte bello, come quello di essere partito questa mattina nelle prime ore di questa giornata e ancora di non aver finito di denunciare, di registrare. Certo, tutto ciò ci riempie di adrenalina, ma anche di tanti amarezzi. Intanto ci chiediamo a cosa servono enti come la provincia, come la comunità montana, come la stessa regione, visto che poi a fronte di un iperlocanismo, provincialismo e regionalismo si parla ancora di un processo di federazione delle nostre regioni per confondere ancora di più i cittadini, la burocrazia, sapendo che non ci sono fondi. Uno dei problemi che lei ha segnalato, che per l'appunto la presenza della protezione civile, l'emergenza disegnata in seno alla protezione civile, è la mancanza dei fondi. Bertolaso lo sa, i fondi ordinari la protezione civile non ne ha, per ciò che concerne la prevenzione dei disastri, ma anche per le ferite inferte in tutti questi anni, sia dalle precipitazioni, ma anche dall'incuria, dalla cementificazione. Quindi, però, si ricorre spesso ai fondi straordinari. I fondi straordinari sono quelli che poi vengono stanziati per le calamità, per i disastri. È naturale che poi è facile doverli tirar fuori, poi non si sa questi fondi se realmente vengono impiegati in pieno e nella loro totalità sull'intervento richiesto, se poi finiscono ancora per finanziare i partiti, le campagne elettorali, qualche cementificatore, qualche disboscatore. Il problema vero, noi lo sappiamo, noi abbiamo tra le altre cose un catasto anagrafico per ciò che concerne la presenza della nostra forestazione, quantificandola proprio negli esemplari numerici che sono a disposizione dell'uomo e degli enti. Per ciò che concerne i parchi naturali, cosa ci stanno a fare i parchi naturali se poi vengono depredati? In Sira si taglieggia un vasto patrimonio arboreo, le conifere vengono tagliate, figuriamoci, una parte delle nostre conifere sono ammalate da quella che è purtroppo ormai definita un agente che aggredisce i nostri abeti, i nostri pini, li aggredisce la processionaria, questo parassita, e si potrebbe tranquillamente risolvere con un po' di DDT, di semplice antiparassitario. È vero, colpisce anche la popolazione, ma in questo caso si tratterebbe di salvare l'immenso patrimonio forestale e arboreo della Sira. Ma non si fa nulla. Guardiamo ad esempio il parco forestale della Crocetta, dove per anni in pratica questo parco, che era fiorente negli anni 30, 40, 50 di castagneti, che, di cui il paese, ma la stessa comunità andava fiera e poteva anche sfruttarlo dal punto di vista commerciale, è stato tagliato perché ormai l'unico commercio dominante è quello del paletto. Per sacrificare il tutto al paletto abbiamo distrutto un immenso parco forestale. Naturalmente non ci sono cunicoli di scolo, ruscellamento continuo, abbiamo perso funghi, abbiamo perso erbe officinali e soprattutto pensiamo un po', abbiamo perso l'acqua. Un paese come San Fini, ma tanti altri
paesi come i paesi della Presila hanno perso l'acqua per via del disboscamento, della cementificazione, dell'inquinamento, e oggi sono costretti a bere acqua clorata e quindi ad acquistare anche loro l'acqua minerale. Tutto questo bisogna chiederselo se i comuni non fermano in pratica la deforestazione, se in pratica il taglio non viene fermato e ognuno ormai va con il suo bravo motosega, riempie la macchina di legna perché a basso costo, addirittura gratuitamente, la forestale è colpevole, ma è colpevole la provincia che a sua volta ha un controllo totale sulla guardia forestale, quindi ci sono collusioni, ci sono aspetti inquietanti che noi stiamo denunciando da anni, quindi la classe politica dorme, le amministrazioni lo sanno e noi ci chiediamo, ad esempio lo chiediamo anche a un comune come San Piri, una parte del bosco è privato, un'altra parte fa parte del, scusate la cacofonia, fa parte del patrimonio, del demanio pubblico. Chi paga? Pagano i disboscatori? A chi pagano? Se poi questi soldi vengono addirittura